Ciao ragazzi, sono TheFDL e scusate il ritardo, però questo è il video di ringraziamento per i 500 iscritti. Sì, siete arrivati a 500. Wow, siete tantissimi. Allora, visto che l'ultimo video di ringraziamento ha fatto un po' schifo perché era un semplicissimo video in cui dicevo grazie, grazie, grazie e basta, per questo video ho deciso di fare una cosa che sul mio canale non ho mai fatto, una top 10, più precisamente la top 10 dei miei giochi preferiti in assoluto. Sono i miei 10 giochi preferiti in assoluto, quindi partiamo con la classifica. Numero 10, Dragon Quest 9, Le Sentinelle del Cielo. Dragon Quest 9, allora, cosa dire di Dragon Quest 9? È un classico RPG vecchio stile con i quattro personaggi e i mostri dall'altro lato. Si scelgono tutte le mosse all'inizio del turno, poi in base alla velocità dei personaggi si colpisce prima o dopo, a dipendenza. Una cosa che mi è piaciuta tantissimo di questo gioco è il fatto di poter creare i personaggi. Tutti e quattro si possono creare, ma non è una creazione personaggi tipo il primo Final Fantasy in cui scegli semplicemente le classi e il nome. No, qua scegli il nome, scegli la classe dei personaggi, a parte del protagonista. Il protagonista all'inizio è Clown, però ci sarà un modo più avanti nel gioco di cambiarla. E scegli anche l'aspetto fisico dei personaggi, quindi puoi creare dei personaggi che sono magari dei riferimenti a altre cose o che conoscete. Per esempio, io ho creato un personaggio gladiatore, ho fatto una ragazza con i capelli marroni, gli occhi azzurri e capelli lunghi, gladiatore, e l'ho chiamata Xena, per esempio. Comunque, altra cosa che mi è piaciuta è che la storia, nonostante sia una storia abbastanza stringata, è un problema di memoria del DS, non è che avevano poca voglia di creare una storia, è breve ma intensa e i colpi di scena non mancano. Comunque, purtroppo è corta, ma è per un problema del DS, non è perché non avevano voglia. Numero 9, Paper Mario e il Portale Millenario. Paper Mario e il Portale Millenario è il mio preferito di tutti i Paper Mario. Ha una storia estremamente avvincente, molto, diciamo, semplice come storia, però avvincente. Riescono comunque a catturarti con la storia. I compagni sono 10.000 volte meglio caratterizzati rispetto al primo e 100.000 volte rispetto a Super Paper Mario. In Super Paper Mario i pixel non sono per niente caratterizzati, o quasi per niente. Comunque, dicono due o tre frasi all'inizio, però poi non intervengono più, non esistono più. E purtroppo si trova solo alla nona posizione per colpa di un personaggio in particolare. È un personaggio che non è obbligatorio incontrare, è una sua side quest che non è obbligatoria, però oh my god, avete capito di chi parlo? Chi ha giocato al gioco ha già capito di chi parlo. Esatto, è Fiorella, quel maledetto fiorbulbo odiosissimo che proprio lasciamo stare. La sua side quest non è difficile, ma è estremamente noiosa, e poi la ricompensa è misera e non serve. È una cosa che non serve, è un fungo secco, se non mi ricordo male, la ricompensa, che è inutile. Da un PV, non mi ricordo cosa dà. Numero 8, Yoshi's Story. Yoshi's Story è un gioco di Yoshi parecchio atipico. Diciamo, non è il solito gioco di Yoshi con strutturato a livelli, con i vari personaggi in groppa Yoshi da cambiare. No, in questo gioco hai 5 livelli da fare,
No? 5 livelli, però ogni livello lo scegli tra 4. E non esistono i personaggi. E gli Yoshi sono tutti uguali, però è un bel gioco, sostanzialmente. E nonostante sia un platformer in 2D, è insolitamente molto esplorativo, perché i livelli non hanno un inizio e una fine. Praticamente si percorre tutto il livello a ciclo, perché a un certo punto arrivi alla fine del livello, ma c'è un qualcosa che ti riporta all'inizio, no? Io sto gesticolando tantissimo, anche se voi non mi vedete. Comunque. E poi c'è una modalità. Però bisogna aver fatto la modalità storia prima, perché sennò non si sblocca niente in quella modalità. Che è la modalità trial. E serve più che altro per giocare random. Dite, oggi ho voglia di giocare questo livello, lo prendete e lo fate. Fine. Numero 7. Banjo e Kazooie. Banjo e Kazooie è veramente un gioco di ottima qualità. E è un bellissimo gioco. Molto, ad alcuni è sottovalutato, ma a me piace molto. I personaggi non hanno chissà quale caratterizzazione, non sono caratterizzati chissà quanto, però sono simpatici. Cioè, io adoro lo stregone. Lo stregone che fa buga 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 ga quando vi trasforma. È una figata. Scusate, passatemi il termine. Allora, i livelli in questo gioco sono molto belli esteticamente. Sono veramente dei bei livelli per l'epoca del 64. Sono fatti molto bene. A me piacciono molto. E poi, oh my god. Una delle musiche migliori che esistano al mondo è la musica del castello di Gruntilda. La musica del castello di Gruntilda è spettacolare. Adoro, sapete, no, l'ho già detto in qualche video di Let's Play, che adoro le musiche che cambiano quando cambia l'ambientazione. E la musica del castello di Gruntilda è una di quelle. Vi avvicinate al livello dei pirati, viene fuori un'armonica con uno strumento che dà molto un senso di marino, di piratesco, ecco. Vi avvicinate a un livello con i fantasmi, bene, la musica viene fuori con un organo. Diventa con l'organo. La musica è tutta uguale sempre, la melodia è sempre quella, cambiano gli strumenti. E per fare una musica che si adatti a molte cose, semplicemente cambiando gli strumenti, ci vuole veramente un genio. Numero 6. Luigi's Mansion. Luigi's Mansion, il primo Luigi's Mansion sto parlando, il 2. Vi anticipo che non è neanche in classifica, ma non perché non mi sia piaciuto, perché mi è piaciuto di meno dell'uno, semplicemente. È un ottimo spin-off, è uno dei migliori spin-off di Mario. È veramente un gioco fantastico, devo dire. I personaggi sono sempre gli stessi, nonostante ci sia l'atmosfera spettrale, è veramente difficile ambientare uno spin-off di Mario in un'ambientazione spettrale e mantenere i personaggi intatti senza stravolgerli. Luigi è il solito Luigi, Mario è il solito Mario, i personaggi nuovi sono nuovi, vabbè, i Boo sono i soliti Boo ed è tutto così. E poi fare i Ghostbuster con un aspirapolvere è geniale e epico allo stesso tempo. Chi non ha mai desiderato di fare il Ghostbuster con un aspirapolvere? Ditemelo. Numero 5, entriamo nella seconda parte di classifica. Super Mario Galaxy 2. Sì, Super Mario Galaxy 2, come sapete, è il mio gioco di Mario preferito. È un gioco del nostro idraulico preferito. È sempre, è lui. Se si parla di idraulici dei videogiochi, si parla di Mario.
è un gioco estremamente pieno d'azione e i livelli sono molto originali, sono molto caratteristici, ecco, non si troveranno mai dei livelli così originali in un altro gioco di Mario, a parte Mario Galaxy 1, che anche quello non è da sottovalutare come gioco. Numero 4. Pokémon Bianco e Nero 2. Pokémon Bianco e Nero 2. Wow. Sono i migliori giochi di Pokémon di sempre. No. A molti la quinta generazione non piace perché dicono non puoi farmi un Pokémon sacchetto della spazzatura, non puoi farmi un Pokémon Medusa quando esiste già Tentacle. Chi se ne... Cioè, a me piace la quinta generazione, mi piacciono i Pokémon di quinta generazione. La storia è a mio parere la migliore storia in mezzo ai giochi di Pokémon. È veramente molto coinvolgente. Mi ha catturato. E mi è piaciuto il fatto che in questi giochi il Team Plasma è diviso. Ma estremamente diviso. È la prima volta che si vede un team diviso in due. Ci sono quelli che smettono di rubare Pokémon per seguire N e quelli che invece continuano imperterriti a rubare Pokémon. E queste due fazioni si scontrano. È quello il bello. Numero 3. The Legend of Zelda Twilight Princess. La serie Zelda è la mia serie preferita in assoluto. Non solo perché è una serie Nintendo e non solo perché è una delle serie più famose. No, perché è una serie che mi cattura. Mi piace la sua trama molto intricata. La serie ha una trama veramente molto intricata. Non dico il gioco singolo, la serie. Cioè, sapete, se guardate la cronologia ufficiale che è messa lì tanto per... Vedete una spaccatura, arrivati a Ocarina of Time c'è la spaccatura in tre rami e la serie, ed è quello che mi piace della serie, che è molto, cioè, è molto divisa la serie, è divisa in tre parti la serie, tre parti completamente a sé, che non possono neanche coesistere quelle tre parti, perché... Dipende da cosa succede in Ocarina of Time. Se succede una cosa va nella prima parte, se ne succede un'altra va nella seconda, se ne succede un'altra va nella terza. Comunque, parlato della serie, parliamo del gioco. Nel gioco, la cosa che mi è piaciuta di più di Twilight Princess è Link Lupo. Link Lupo è spessissimo. È una cosa assurda. Cioè, a me piacciono... Sapete, mi piacciono i cani. No, non sono il mio animale preferito, però diciamo che mi piacciono. È un animale che mi piace. E Link, che diventa un cane, e poi può usare l'istinto, perché è diventato un animale comunque, può annusare, può fare cose da cane, praticamente. E mi piace molto. E poi le ambientazioni di Twilight Princess sono estremamente belle. La Hyrule più bella dell'intera saga è sicuramente la Hyrule di Twilight Princess. Cioè, vi sfido a trovare una Hyrule più bella di quella di Twilight Princess. Numero 2. Xenoblade Chronicles. Xenoblade Chronicles. Ci ho fatto una recensione non moltissimo tempo fa. E che dire di Xenoblade Chronicles? Intanto, basterebbe da solo Ricky per rendere un gioco estremamente spettacolare. Aggiungiamoci una storia coinvolgente, le scene d'azione spettacolari, le scene tristi, veramente tristi. Diventa un gioco, un capolavoro, veramente. E mi spiace che sia al secondo posto. È al secondo posto solo perché c'è un altro gioco al primo, perché sennò sarebbe al primo posto, di sicuro. Ma di sicuro sarebbe al primo posto, perché questo gioco è un gioco veramente molto bello. Primo posto,
Kirby's Adventure Wii. Sorpresi? Mica tanto, l'ho continuato a dire durante la Let's Play di Kirby, che è il mio gioco preferito in assoluto. Comunque, la serie Kirby è una delle mie serie preferite della Big N. È una serie estremamente divertente, random a tratti, semplice. Semplice. Il gameplay è molto facile, di solito. Ci sono giochi di Kirby anche parecchio difficili, Kirby 64 in primis. Però è una bella serie. Poi in questo gioco ci sono le mega abilità, che sono una cosa estremamente spettacolare. Sono molto belle da vedere, molto spettacolari da usare. Cioè, distruggono qualunque cosa si trovi sul cammino di Kirby. Un po' rendono il gioco troppo facile, ma chi se ne... a me piacciono, punto. E poi è un gioco che è un gioco che è riuscito a catturarmi dall'inizio alla fine. Non ho mai trovato un momento in cui ho detto: no, mi sto annoiando a giocare a Kirby. No, non c'è stato un secondo di noia in Kirby, in Kirby's Adventure Wii. Quindi, finita la classifica, io vi ringrazio ancora perché siete in 500, come ho già detto all'inizio, e ci vediamo ad un prossimo video. Ciao!